bentornati su Climax Car Fishing. Allora, oggi io e Christian e abbiamo due ospiti d'onore, possiamo dire così. Luca Carraro di Jerry Cranley Carp e Michele Sozzi, l'infallibile, di Ignorant Fishing. Dove siamo, Cri? Siamo tornati nuovamente all'Angler Park. Avevate già visto un video fatto l'anno scorso. Ci siamo ritornati per cercare di fare una pescata in compagnia di Michele e di Luca e con l'occasione, ragazzi, cercheremo di estrapolargli qualche informazione, la loro esperienza, come pescano, i loro approcci, come stanno affrontando questa sessione. E niente, volete dire qualche due parole veloci? Luca, allora, per me il posto è sicuramente nuovo, non c'ero mai stato qui, quindi vi ringrazio per l'invito. Sono in squadra con Miki oggi. Io comunque sto pescando un po' lungo, abbastanza lungo, e invece Michele sarà quello che pescherà un po' più corto. Sì. Miki? Ah sì, sottolineiamo il fatto che non è una gara, è una pescata. Bravo, in compagnia. Miki, noi siamo qui... Ma noi che la perdiamo, quindi... Ragazzi, loro sono i pro, noi siamo due youtuber così. No, noi siamo ospiti, anch'io è la prima volta che vedo sto lago, molto bello, e vediamo cosa salta fuori, dai. Ci divertiamo un po' insieme. Diciamo che il tempo... Sì, ci ha già regalato la pioggia, esatto. Come al solito quando usciamo noi in sessione, ricordatevelo, la pioggia ci sarà. Nel frattempo, ragazzi, via, anzi, facciamo Luca, così. Andiamo dietro a Luca perché... Vai in diretta! Video d'apertura singolare. Perché, ragazzi, noi ci siamo già ovviamente messi in pesca, abbiamo già preparato tutto, calato le canne, abbiamo aspettato un po' che sballasse un po' il tempo perché ha piovuto fino a poco fa, quindi ci siamo messi ora praticamente, ma nel frattempo Luca ha già fatto qualche cattura e anche Michele. Ho catturato comunque con le canne più lunghe, questa infatti era la più lunga che avevo in acqua. Quanto sei più o meno, Luca, di distanza? 100-110 metri. Però. E ecco. Lo stai utilizzando barchino, dicevi? No. Tutto lancio. Andiamo tutto lancio, poi studiamo con lo spond. Luca e Michele sono nella posizione 14. Quindi vi ricordate, ragazzi, ve la inquadro, cerco di inquadrarvela adesso. Quella è la rete di confine che divide Veneto e Friuli. Quindi loro sono nella postazione 14, noi siamo praticamente nella postazione dell'anno precedente, sempre la 15. Esatto. Siamo sempre lì. Ovviamente abbiamo chiesto a loro quale preferivano, giusto per fare scegliere, dato che sono i nostri ospiti. Per il momento non va male, se riusciamo a portare a guadino questa carpa è la quinta e devo ammettere che ne ho slamate due, sicuramente il terminale non funzionava più a dovere. Ecco, visto che siamo qua, Luca, parliamo un attimo di quello che è la possibilità di slammare le carpe. Hai detto che il terminale non funzionava più a dovere. Che cosa intendi? Un amo spuntato, usato troppe volte? Allora sicuramente i terminali che io uso sono sempre nuovi. Ok. Non li uso mai in due sessioni diverse. Uso degli ami comunque che sì, pungono molto, però comunque tendono anche spesso a spuntarsi. Quindi una punta magari poco affilata, e magari un pesce con una bocca un po' rotta o comunque che aspira male o mangia male, ci sta. Ok. Un insieme di cose che poi alla fine fa sì che il pesce si slami. Esattamente. Okay. Sì, capita. Bene, magari poi più tardi andremo a vedere nello specifico i tuoi rig, quali sono quelli più usati da te e anche quelli più usati da Michele, perché io più o meno ho già visto qualcosa, ma li andiamo a vedere più da vicino. E nel frattempo ci gustiamo la carpa. Potete confermare anche voi, visto che avete già catturato, che anche se non enormi, qua comunque hanno una potenza anche le piccole, quindi ci si diverte. Anche quella ripartenza qui, questo è un pesce che non è assolutamente grande, sarà un pesce di 1,5 kg, 2 kg, però fa delle ripartenze di tutto rispetto. Sì. E comunque mangiano esche grandi, perché comunque io sto pescando con palline del 20 mm, quindi... Ok. Ci siamo. Ci siamo. Aguadino. Bene, ragazzi.
Grazie Michele. Sì, è tutto merito mio questo. Aspetta che ti bagno un attimo. Scusa. Allora, per me questo è il primo pesce dell'Angler Park. L'abbiamo preso più o meno un centinaio di metri. Con lo spawn abbiamo un po' sturato, boilless, qualche granaglia. E sono veramente soddisfatto perché è veramente un pesce magnifico. Ora ve lo faccio vedere. Una bella specchi che non abbiamo ancora pesato. Ma veramente, veramente bella. Bravo. Grande Luca. Andiamo a rilasciare. Perché ti sei bagnato le ginocchia, Luca? Fra un po' arriviamo anche noi, Let's go fishing. Let's go. Aveva tirato fuori anche il tiro, quando l'ho afferrato tiravo fuori, Sempre in fondo questa? No, tutto lì, 60 metri. Michele ha fatto con i paletti 16 distanze. Le distanze equivalgono a una 12 piedi, quindi 60 metri. Sempre boilers e qualche granaglia. E nel frattempo ragazzi Michele rilascia la carpa che ha preso poco fa. Avevo paura che arrivasse di una secchiata d'acqua. Adesso sì, sono sincero. Guadino anche, una macchina come in guadina Michi, ragazzi, non in guadina nessuno. La regina con la coda rossa è lunga, per questo tiro. Come le fai sgallare tu? Non le fa sgallare nessuno, neanche più forte. Beh, complimenti. C'è anche qualche coico dentro. Prendiamo anche quello. Bisogna. Le ho viste in foto. Quella specchietta lì era un po' imbastardita, c'aveva qualcosa, c'aveva delle macchie arancioni. Sì, l'ho visto. Anche le coi di Ricky là. Allo snag intanto. E basta, fine. Ho bagnato. Secondo pesce dell'Angler Park. Che va?
va? Che se ne va? Se ne va. Che va? Lascia stare. Luca, ce la fai? Sì, sì. Sì, non meritala. Non l'ho tenuta, dai. Ho bagnato? Un po'. Allora, ragazzi, partita anche per noi una carpa, piccola, piccolina. Però dai. Alza la crin. Eccola qui. Dobbiamo rilasciarla subito. Vai, piccolina. Sì. Sì. Da come l'abbiamo vista, i bolli che fa. E soprattutto dalla schiena che questo ho visto. Sembra un gran bel pesce. Quindi. Dalla schiena che ho visto sembra proprio un bel pesce. Sempre frizione aperta, con cautela. Mai aver fretta in queste fasi. Uno che guadina come me. Prima cerchi di portarla a guadino e prima è facile che la slami. È un'altra bella specchi. Non è molto grande come la immaginavamo, ma è nace. È proprio di bei colori. Perché sai, è molto chiara, quindi è un po'. Eccola. No, sono tagliato. 1, 2, 3. Olè! Presa! Dentro! Un'altra carpa per Luca. Un'altra specchi dell'Angler Park. Carpe magnifiche, come già anticipato ragazzi nell'altro video che abbiamo fatto, confermiamo queste carpe come carpe combattive. C'è ancora forza. Perfetto. Basta, mi sta lavando. Allora ragazzi, cattiva questa. Eccoci qua. Allora, sono dovuto mettere la mantella perché iniziava a piovere forte. Che cattiva. Sì, più sono piccole più sono combattive. Sì, eccola qua. Ma no, dai, non fare così. Ok, eccola qua. Bene. È incattivita anche lei. Andiamo con rilascio. Aspetta, Cri, te la faccio vedere l'ultima volta. Eccola qua. Ok, speriamo che stiano entrando in pastura, dai. Andiamo. Allora, andiamo a vedere cosa stanno facendo i ragazzi, perché vedo Mickey l'infallibile che si è trasformato in Mickey lo chef. Guardate che attrezzatura, ragazzi. Attenzione. Devo far scegliere a Luca il menù di oggi, vedi? Ah, che cosa abbiamo? Abbiamo pomodori secchi e pistacchi. Sì. Pesto alla genovese. Sì. Oppure un bel ragù di salsiccia, cipolla e sedano. Quindi ti sei portato via la dispensa? Sì, esatto, ho più roba da mangiare che da pesca. Benissimo. Perché... vediamo un po'. Luca cosa sceglie? Dove ha preso residenza Luca. Eccolo qua. Ecco qua. Momento duro. Pomodoro secco e pistacchio. Quello là. Questo vuoi? Sì. Va bene, perfetto, a giudicare. Ottimo, intanto con l'occasione vediamo qua Luca che si fa i suoi rig nuovi. Io sto rifacendo proprio tutta la montatura perché in lancio ho spaccato. Ah, e beh, succede. Quindi abbiamo montato uno snag leader conico, un piombo. Piombo in line? Piombo in line, sì. E intanto ti sei preso. E intanto mi sono allamato da solo. Possiamo vedere l'allamata perfetta, ragazzi. Perfetto.
Allora, intanto, curiosiamo, posso Luca? Certo, certo. Diamo una curiosata proprio veloce. Qui che cosa abbiamo? Una cassettina porta attrezzi? Questa è quella della corda? Questa è la mia cassettina, proprio cassettina mia, e dove ho tutto all'interno. Quindi anche per sessioni veloci, sì, qui sì, praticamente hai tutto e di più. Sì, che... quella è la compact della corda, sì, se non mi ricordo male. Guardate che ordine, tutto con ben le messo. Varie bobine di treccia, disinfettante, qualche terminale che esce da qui. Bene. Questa è la mia cassettina. Ok, che rig stai facendo in questo momento? Allora, vediamo un po'. Siccome dobbiamo lanciare anche abbastanza lungo, sì, e solitamente sento sempre gente che si lamenta che i terminali si ingrovigliano nel piombo. Nel lancio. Nel lancio. Ok. Quindi ho deciso di utilizzare una trave rigida in fluorocarbon. Ok. E uno spezzone poi alla fine di treccia morbida, okay, che comunque andrà a fare ruotare l'amo. E ho sentito la tua centralina suonare, sì, finché non vediamo la canna in acqua andiamo avanti. Ok. Quindi tu hai messo la parte più rigida per evitare i grovigli in fase di lancio, soprattutto quando lanciamo a grandi distanze. Esattamente. Ok. Ci sta. E il nodo sull'amo è un semplice nodo senza nodo? Sì, sì. Quindi nulla di particolare? Nulla, con un gommino, un termorestringente. Ok, proprio semplice semplice. Io ho la mania sempre comunque di montare questo piombino qua, sì, che io chiamo zaborra. Ok. Perché credo che mi faccia comunque in fase di aspirata ruotare l'amo verso il basso. Ah, ok. Quindi io amo pescare in questa maniera, anche se dovessi pescare con tutto treccia, comunque quella zavorrina lì, vedete come mi fa lavorare l'amo. Ok. Questo è un rig affondante comunque? Sì, sì. Ok, perfetto. Se dovessi usare pop-up userei sicuramente uno spinner. E lì siamo d'accordo tutti e due, perché anche loro sanno che io amo lo spinner rig e dà grandi soddisfazioni. Esatto. Bene, Luca qua è pronto con la sua fotocamera per farsi le foto. Questo per ricordarvi, vedete, doppio cavalletto. Questo per ricordarvi ragazzi che se si vogliono fare foto o video, comunque bisogna attrezzarsi per tempo, mai far stare la carpa in sofferenza perché tu devi organizzarti la tua postazione, foto, roba, tutto pronto fuori, e così nella fase di inguadinamento poi una volta messa nella culla si fa la foto veloce. Più tardi andremo a vedere che canne, che mulinelli e che rod pod usano i ragazzi. Bene. Allora ragazzi, scusate, ma con la pioggia non è sempre facile riprendere i carp run eccetera eccetera. Purtroppo siamo dentro la tenda e quindi ora che tiriamo fuori la telecamera e tutto è un po' macchinosa, però diciamo che ce la facciamo. Allora, c'è stato un cambio di programma. All'inizio pescavamo sui 30 metri e ci siamo accorti, anche grazie appunto ai dettagli che ci hanno detto Luca e Michele, che loro tiravano un po' più in fuori, quindi Luca addirittura sta sui 100 metri. E a questo punto abbiamo fatto anche noi una correzione e abbiamo tirato un po' più fuori. Devo dire che stanno mandando sulle Tiger. Sulle Tiger? Anche su queste hai messo le Tiger? Io invece ho solo Mix Climax per ora. Com'è Cri? Tutta l'altra parte? Arrivo. Sì, non che non ce n'era di acqua, Cri. E ragazzi, allora, altra bella regina. Questa è bella. Come al solito, sempre carpe molto sane, belle. Se vuoi guardargli la bocca, perché direi che... Questa merita, eh? Sì, sì. Bellissime e sempre combattive. Bene, ragazzi. Sì, dove stai guardando, Cri? Sono qua. Direi qui la telecamera. Possiamo andare a rilasciare. Bene, ragazzi. Sempre un'emozione, una gioia. Sempre.
Meno male che ha smesso un po' di piovere, Cri. Sì, perché veramente... Poi, scusa, andiamo in quadra un secondo. Sì, qua è pericoloso. Il rischio è molto alto. Allora, siamo qua con Michele Sozzi e cerchiamo di estrapolare da lui qualche informazione utile. E Michi, io partirei da come ti approcci tu alla pesca, ovvero parliamo di fiume, sessione corta di 4-5 ore e sessione lunga magari su un fiume importante come quello che frequenti tu, che è il Po, sì, sì, di 2-3 giorni. Come ci si approccia, che righe bisogna usare? Vai Michi. Sì, guarda, sono due pescate completamente diverse, perché effettivamente è una pescata breve, deve andare in pesca immediatamente, quindi ti serve una pasturazione che sia subito vado ad attirare il pesce sotto, devi fare la performance immediatamente. Io a volte, mi è capitato spesso di fare delle pescate veloci, e che cosa faccio? Mi faccio in casa una sorta di pellet, quindi è un self made in tutto e per tutto, quindi un impasto come una boilies, però con meno uova. Con meno uova, che lega molto meno e si scioglie molto velocemente. Invece di fare le classiche palline, faccio dei cubotti da 10 cm tipo di lato, e poi li faccio cuocere in forno. Faccio cuocere in forno, questi qua che cosa fanno? Intanto sono quadrati, si appoggiano sul fondo e non rotolano via come una pallina tonda. E poi fanno fondo immediatamente. Tengono il pesce lì perché sono un po' più grossi e fanno immediatamente richiamo. Quella lì è una tecnica che è utilizzata anche da tanti anni. E pescando per poche ore è una soluzione ideale, perché effettivamente riesci a tirarti sotto il pesce e a tenerlo sotto in breve tempo. Se invece tu approcci una pescata un pochettino più lunga, quindi una pescata di qualche giorno, e magari hai la possibilità di fare la pasturazione preventiva, io approccio sempre con grandi quantitativi di mais mescolati a piccoli quantitativi di boilies, per poi aumentare le boilies e diminuire il mais, in modo da cercare di condizionare il pesce e andarlo a far mangiare sulle mie esche. È chiaro che devi trovare lo spot giusto, il fiume è molto importante, trovare lo spot giusto. Su Po, per esempio, devi trovare dei punti dove ci sono dei giri d'acqua, perché pescare in piena corrente è quasi impossibile. Ci sono dei punti dove Po dritto, tu non rimani in pesca neanche con mezzo chilo di piombo, cioè si sposta, rotola e non sei mai sicuro di essere in pesca. Se tu trovi sul fiume delle rientranze o dei pennelli in cui l'acqua fa del giro, magari anche un affluente che entra dentro, lì sono quelle zone dove anche il pesce va proprio a stazionare per riposarsi uscendo dalla corrente, e sono quei punti dove effettivamente magari anche il pesce più grosso va a stazionare, perché il pesce più grosso è più tribolo a stare in corrente, quindi cerca questi giri d'acqua per fermarsi un attimo e per trovare cibo, perché dove c'è il giro d'acqua c'è anche il cibo. Quelli sono i punti fondamentali. Una volta che sei arrivato e hai trovato uno spot così, poi lo puoi pasturare anche solo con le boilies. Il mais entra prima in pastura, però la tecnica sul fiume è 80% trovare lo spot giusto e 20% la pasturazione. Allora Michi, parliamo di rig, un mondo che ci offre una quantità enorme di rig. Ci sono varie correnti di pensiero, chi pensa che sia troppa ferramenta, chi pensa che il facile paga sempre. Io adesso chiedo a te un attimo cosa ne pensi, quando è giusto magari utilizzare rig un attimino più complessi e quando invece è giusto affidarsi a rig un po' più semplici. Sì, ma guarda, il discorso che facevamo prima è... Sicuramente se tu approcci il fiume effettivamente dovresti avere un approccio più semplice possibile, anche perché il fiume ha il problema della corrente, la corrente tende a aggrovigliare i terminali e comunque in generale le trecce, i fili, tutto quello che vuoi, quindi più ferro, più girelle, più materiale hai in mezzo, più è facile che si aggrovigliano le cose. Infatti io di solito in fiume pesco con dei terminali come questo qui, che vi posso anche far vedere. È un terminale in fluorocarbon molto molto rigido, puoi vedere, cioè, rigidissimo, faccio vedere anche da vicino. Zoom un po'. Questo è un terminale in fluorocarbon, completamente in fluorocarbon, con la particolarità
lo vedi? Sì, sì, si vede benissimo. Di avere il cappello in treccia. Quello che cosa ci dà? Ci dà la morbidezza della presentazione, quindi anche in corrente la pallina si muove come se fosse assolutamente libera, però abbiamo la certezza che questo rig rimane dritto e quindi è più difficile che si infili all'interno di sassaie, di pietre sotto massi, e ti evita l'espulsione quando la carpa aspira, perché essendo rigido, quando la carpa ha aspirato lei tenta di sputarlo, ma il filo è talmente rigido che non riesce a sputarlo. È un rig semplicissimo, è questo, perché questo è un nodo senza nodo, normalissimo, niente di particolare, però paga, in fiume paga molto, quindi io sono per la semplicità in queste circostanze, mentre invece se parliamo di pescate in lago, in cava, così, puoi effettivamente sbizzarrirti su tutti gli altri terminali, ma Luca è sicuramente molto più ferrato di me su queste cose, quindi poi lascio la parola a lui. Beh, io so che Luca è molto amante dello spin rig, sì, è un po' come me. Ti trovi in qualche situazione a usare presentazioni pop-up con appunto rig un po' più particolari, un 360 rig, mi viene in mente, un multi-rig, un spinner rig, sì, sì, German rig? Lo spinner lo uso, però tendenzialmente lo si usa come in questi contesti, in acqua ferma. Dove l'acqua è ferma e effettivamente quello che rende, forse è uno dei terminali che rende di più sulla pop-up, perché ha la rotazione dell'amo più veloce, quindi è la fase fondamentale della lamata, è l'amo che gira. Lo spinner per sua natura, ma anche il German rig, sono terminali che hanno la caratteristica di girare velocemente, più velocemente degli altri, quindi per cui se usi una pop-up quelli sono i terminali che secondo me rendono di più in assoluto. La fondante invece può stare su, molto più semplice. Allora ragazzi, 2 di notte, partenza cattiva, fortunatamente non piove tanto come prima. Vediamo se Cri ci riesce a far vedere una vecchia amica. Credo sia la stessa carpa che abbiamo preso l'anno scorso. Che panciotta! Era piccola con la pancia così, quindi mi sembra proprio lei. E se non è lei ci assomiglia. Sì, e sempre su questi orari qui oltretutto. Quindi, bella. Eccola qua ragazzi. Vado. Va bene dai, via. Torniamo in nanna Cri. Sì. Com'è Luca, la senti pesante? Sembrerebbe di sì, anche perché faccio fatica a tirarla in qua. Non dà testate, viene molto molto lenta. Sta puntando al centro lago adesso. Ah. Hai dato una bella rinfrescata stamattina, ho sentito che è suonata la sveglia presto per te. Stamattina alle 6, prima il caffè, poi tirato su le canne. Tu sei uno di quelli che si mette la sveglia o quando si alza si alza? Allora, solitamente ho una sveglia mia interna. Biologica. Biologica, dai, ormai col lavoro si sa. Se comunque devo pescare, stare dietro alle canne, fare una bella sessione, comunque provarci, preferisco mettere una sveglia e comunque essere attivo al mattino. Miki? Tu invece? Ah, è uguale, infatti stamattina eravamo insieme qui a spombare. Avete fatto, mattina, siete fatte anche le coccole? Sì, ci siamo andati 2 bacini anche. Ok, perfetto. Intanto possiamo vedere che Luca usa dei mulinelli abbastanza aggressivi. O no Luca, ci parli di questi mulinelli? Che tanti vogliono sapere con cosa peschi. Allora, questi sono sicuramente dei gioiellini di casa Shimano, sono gli Aerotecnio, forse il modello di punta di Shimano. Ok ragazzi, quindi uno stipendio è andato per uno. Sì, e praticamente sono io. Guarda che lo ha. Praticamente costano un sacco, però comunque la qualità c'è. Si vede nel lancio, si vede nel recupero del pesce. La leggerezza che hanno, perché sono comunque molto leggeri. E a livello di canne invece oggi con cosa stai pescando? Oggi stiamo pescando con delle vecchie canne di Leo, le Orient Power Plus,
sono veramente veramente vecchie, ma danno ancora il loro contributo, vedo. Sì, dai, fanno ancora il loro. Una particolarità che mi ha colpito di queste canne sono queste specie di pomellini qua in fondo, e sinceramente io non so se hanno un'utilità. Beh, l'utilità è fondamentalmente da appoggiarla. Ma scherzo, perché così adesso non ci dica dentro, l'ho tirata giù perché non suonava. Cioè, l'ho tirata giù, l'ho appoggiata lì, adesso non ci dica dentro. Se no sentiamo in maniera, però. Vai pure. No, adesso no, ma perché sono basso, cioè, capisci? Sono solo io. No, no. Guardate come si destreggia Luca per non far andare la carpa sugli altri fili. Canna bassa, a volte anche sotto l'altra canna, in modo da non fare grovigli. Intanto riammiriamo queste bellezze e andiamo anche a vedere i sensori di Luca, che sono i nuovi Telkin, spero si vedano. Ah, però hai capito? Miglioriamo la taglia leggermente. Dai, guardina, va. Scrivi al centro. Allora ragazzi, Luca ci fa vedere i terminali che sta usando in questa sessione. Io ho avuto modo di scoprirli prima, sono parecchio complicati per chi è all'inizio, però nel dettaglio ci farà vedere i passo per passo come lo va a costruire. Lasciamo la parola a Luca. Ok, allora innanzitutto ho creato degli spezzoni che saranno il mio capello e la parte morbida del mio terminale, quindi adesso ho inserito una pallina che è una bilanciata, gli vado a mettere uno stopperino. Io metto sempre la boilless che mi darà la lunghezza del capello, ma niente ad occhio. Ok, perfetto, ecco. Proprio giù così si vede benissimo. Ecco qui. Poi andiamo a ritagliare un piccolo pezzettino di gomma che poi andrà messa nel lamo. Ok, una volta inserita la gommina andiamo a prendere l'amo. Ok, qui abbiamo l'amo, abbiamo creato il nostro capello. Ora andiamo a fare il classico nodo senza nodo, gli diamo la distanza che crediamo sia più giusta. Ecco Luca,
spendimi un secondo una parola, perché qui c'è sempre il dilemma, la distanza tra boilies e amo. Tanti cosa dicono, ne pensi tu? È troppo lungo, esatto. È troppo corto, quindi, però io ho visto gente che si trova meglio con la boilies un po' più distante, esatto, dall'amo. Infatti però... io con le 30 lo lascio molto distante dall'amo. Spiegaci qualcosa anche tu, Luca, come le preferisci. Io sono dell'idea che comunque un buon capello abbastanza lungo sia sempre migliore di un capello corto, tralasciando quello che può essere il diametro della boilie sulla grandezza dell'amo, che potrebbe fare quell'effetto ombra. Sicuramente, non so, quando sentiamo quei beep, magari pensiamo che sia la carpa che stia mangiando, ma se sappiamo bene una carpa come mangia, cioè aspira, e quando aspira si vedono alcuni video su YouTube che si tira dentro anche i sassi. Cioè, questo cosa vuol dire? Che non è l'amo che è troppo vicino o troppo lontano alla boilies, perché tranquillamente gli entra in bocca sicuramente. Può essere altro quello che noi sentiamo sugli avvisatori, quindi io resto sempre con una distanza abbastanza lunga sul capello del... Un centimetro? Sì. Adesso tieni conto che questa è anche una bilanciata, quindi starà sospesa, no? Ok. Un amo è un 5, una misura del 5. Una volta fatto questo, abbiamo il nostro piccolo, la nostra piccola trave che andremo ad unire con del fluorocarbo. Passaggio delicato, penso, questo. Un po'. Qua devi spiegare bene. Qui nel dettaglio bisognerebbe farlo vedere, ma... Ok. Praticamente è un classico Albright. Una volta fatto questo abbiamo il nostro terminale. Adesso andiamo ad aggiungere del termorestringente, che ho già tagliato. Lo andiamo ad inserire. E poi andremo a scaldare con questo. Andiamo ad aggiungere il nostro connetto. Andiamo a fare il nodo che poi verrà agganciato alla nostra girella. Tira nodi. Ok. Come parlavo prima, io amo metterci sempre un peso. In questo caso le olivette di Fox. La vado ad inserire nella giunzione che abbiamo fatto. Ok, adesso andiamo a scaldare il nostro termorestringente e il terminale è fatto. Arrivati a questo punto, andiamo a scaldare il termorestringente e a tirare un po' il fluorocarbon per stenderlo. Quindi con la vaporiera, mi raccomando, con il vapore, non con l'accendino. Ok, prima diamo la curva al termorestringente e poi passiamo così e andremo a stirare il nostro fluorocarbon. Una volta fatto questo, il nostro terminale è finito e andremo a vedere come si comporta in acqua. Bellissimo. Questa è un'esca comunque bilanciata che dopo poco tempo si abbasserà nel fondo e sì, appunto, si presenterà da bilanciata, chiamata double face, appunto per
per questo. I miei terminali. Grande Luca. Allora Luca, tramite i social vediamo quanto sei dedito al car fishing, ti vediamo veramente come se facessi una full immersion, cioè se fosse proprio la tua vita, possiamo dire così. Che cos'è per te il car fishing? Allora, prima di tutto voglio mettere in chiaro che è una passione, per il momento resta comunque una passione, anche se mi piacerebbe magari un giorno trasformarla in un lavoro. Per me la pesca e comunque il car fishing è una cosa in cui sto mettendo tutto me stesso, quasi tutto il tempo che ho a disposizione, quindi chiaro anche a livello economico una bella spesa. Comunque per me il car fishing resta sempre comunque uno sfogo della vita quotidiana. E perché no, mi piacerebbe comunque un giorno diventare un ragazzo da prendere in considerazione, essere preso d'esempio per molti ragazzi, spero della passione che riesco a trasmettere attraverso appunto i social, Instagram, o perché no, anche la gente che trovo lungo le spunte. Parlavamo prima di aziende, sto collaborando e ho collaborato con delle aziende. Questo perché mi è stato concesso, si può dire così, grazie appunto al lavoro che sto facendo, e ecco, per me è essere ripagato, insomma. Quindi so di essere nella buona strada per un giorno, perché un giorno insomma possa essere un'immagine, spero di essere un'immagine italiana. Un'icona italiana per quello che riguarda insomma i car fishing, la pesca in sé. Vediamo spesso che tu, sempre tramite social, esci da lavoro e, come appunto hai detto, appena hai un attimo vai a calare le canne in acqua. Ti ho sentito dire anche che vai a preparare lo spot per i giorni successivi, vai a pasturarli, ma comunque, anche se si tratta di una cosa veloce come di 2 ore, tu le canne le butti in acqua. Ora, come si può approcciare una sessione di 2-3 ore, che sono più o meno come quelle che facciamo noi? Tu comunque sai che questa sera dovrai dedicarti per preparare lo spot dei giorni a venire, però intanto ci peschi. Come affronti la sessione restando concentrato, sapendo che comunque tu sei lì per preparare lo spot per gli altri giorni? Sì. Come fai comunque a dire sì, però sono qua, adesso voglio anche catturare? E poi come ti approcci nella pasturazione preventiva? Allora, spesso, volentieri, capita che la mia macchina sia comunque carica molti giorni, molte settimane, anche mesi, la mia macchina resta carica di tutta l'attrezzatura che uso a pesca. Quando il tempo e il lavoro me lo consente, mi dedico comunque a pasturare le mie zone di pesca, e se ho del tempo, magari essendo più fortunato di altri, passo anche delle ore con le canne in acqua. Sicuramente all'interno della mia pastura andrò ad inserire delle boilies che sono più veloci ad entrare in pesca e altre boilies che sono più lente ad entrare in pesca. Con delle boilies anche magari di diversi colori, magari gialle, così può essere individuata più velocemente dai pesci. Facendo questo riesco comunque a lanciare delle canne e
a volte anche in 2-3 ore mi capita di comunque catturare qualche carpa. Sicuramente mi è successo di non aver preso carpe in diverse sere, ma poi comunque sapevo che quello che stavo facendo mi avrebbe portato una carpa sicuramente nei giorni a venire, e così dopo il terzo giorno è stato. Ovviamente per fare questo ci vuole molto tempo, fortunatamente ancora ne ho, quindi ne approfitto. Quanto è importante per te la pasturazione preventiva? E quando invece può non esserlo e ti affidi magari più che altro al singolo innesco con un sacchettino in PVA? Quando e dove è importante? Allora, innanzitutto bisogna sapere dove andremo a pasturare e conoscere comunque i movimenti delle carpe e dove si nutrono le carpe. Se io domani dovessi andare a pescare in uno spot dove sono già stato, dove conosco le abitudini delle carpe, sicuramente una pasturazione preventiva non mi serve. Arrivo lì, so già comunque dove la carpa si nutre, so quindi dove lanciare l'esca, e è sicuramente molto più facile, c'è molto meno dispersione di comunque pasturazione e tempo, ed è più facile riuscire a portare le carpe a guadino. Questo però bisogna sempre conoscere comunque lo spot di pesca. Una pasturazione preventiva sicuramente in uno spot nuovo è molto utile. Si potrebbe comunque andare a pescare sì, qualche ora la sera per capire se comunque gira del pesce, però sì, in uno spot nuovo sicuramente la pasturazione preventiva è molto molto utile. E ok Luca, ultima domanda, una domanda un po' particolare, però è una domanda che ti voglio fare proprio perché so che tu fai anche sessioni molto importanti sia in Italia che all'estero, mi è sembrato di capire. Sì. Sessioni lunghe, anche di 10 giorni se non di più. Una domanda forse stupida, ma che trovo molto importante da farti. Cosa bisogna avere in testa per dire bon, sto via 10 giorni e magari i primi 5-6 giorni non vedere un pesce? Che cos'è che poi ti tiene là e ti dice devo ancora dare il 100% per finire questa sessione e poi magari vieni anche ripremiato? Oddio, sicuramente bisogna prepararsi prima tutto a casa, in maniera che tu quando arrivi a pesca hai già tutto sotto controllo. Già quello è sicuramente un pensiero negativo magari che ti togli dalla testa, quindi comunque ti fa partire con il piede giusto. Sicuramente avere tutto sotto mano sì, è molto importante. Fare 10 giorni a pesca da solo non è per nulla, cioè, non è per niente facile, anche se ormai con i vari computer, tablet, smartphone eccetera puoi comunque essere a contatto con gli amici eccetera, però sei lì, sei in una tenda da solo e quindi deve essere tutta una questione mentale. Io qualche anno fa, quando ho cominciato a fare le prime notturne, già fare una notte mi sembrava moltissimo tempo, poi col passare delle notturne 3 giorni mi sembravano corti, una settimana mi sembrava come fossero un weekend e così via. Più pesco, più riesco ad ottenere, più pesco, più riesco a tenere tutto sotto controllo. Conosco me come persona, so che comunque riesco a farlo, riesco a stare tanti giorni da solo senza avere il bisogno magari tornare a casa, o comunque sì, non ho una famiglia mia, quindi devo pensare a me praticamente, non devo pensare a nessun altro, e già questo è una cosa che insomma non tutti i pescatori comunque possono avere.
e dopo 5-6 giorni che non senti suonare una canna, cosa ti dice la testa per dire no, sto qui fino alla fine e ce la devo fare? Dov'è che trovi la tua forza? Nei prodotti che usi, perché sai che comunque sono ottimi prodotti, sai che comunque hai dei rig perfettamente allamanti, cioè prima o poi dovrà partire quella canna, ma cos'è che ti dà la forza di dire io sto qua ancora 4 giorni perché tanto so che arriva? Dov'è che trovi quella forza? Nei prodotti, nei tuoi rig? Come dico sempre, quando tu ti togli dei pensieri hai già la mente più libera per pensare ad altro. Quando tu sai già di avere comunque delle esche che durante l'anno catturano, ti regalano dei pesci, sai comunque che puoi andare tranquillo, ti puoi fidare di quell'esca. Quando hai dei terminali che comunque durante tutto l'anno ti regalano carpe e comunque le rotture sono poche, le slamate sono poche, anche quello è un pensiero che sicuramente ti toglie dalla testa. Io resto sempre dell'idea che la pesca sia un 50-50, cioè 50 lo deve fare il pescatore, 50 lo deve fare il pesce. Se una di queste due cose manca, purtroppo la cattura non c'è. Ovviamente non sempre si può andare a pescare e avere i pesci che mangiano, anche loro. Cioè. E come tante volte, magari io come persona ho le mie cose in testa e non do il 100%. Una volta che tu sai questo, insomma, al passare dei giorni devi capire cosa c'è che non funziona, o il pesce che non mangia magari in altre zone del lago, oppure il pescatore in sé che non sta facendo il suo dovere praticamente. Una volta che secondo me capisci questo, riesci comunque a muoverti di conseguenza. Molte volte vedo pescatori che non hanno il coraggio di cambiare, sono lì, aspettano, guardano le canne, continuano a pescare come dall'inizio sessione, anche dopo 2-3-4 giorni, e sono comunque a cappotto. Anche se abbiamo buttato tanta pastura in acqua, bisogna comunque avere sempre il coraggio di cambiare. Una cosa importantissima che mi hanno insegnato è comunque di osservare sempre l'acqua, di cercare di capire i movimenti delle carpe, dove bollano, dove mangiano, dove saltano. Quello potrebbero essere delle cose fondamentali per riuscire a cambiare la propria sessione. Ok, grazie Luca. Una bella specchi, è entrata in pastura sul barchino, ragazzi. Questa è calata col barchino, con boilers, pellet e un po' di mais. Che bella! Mix Climax, ovviamente. Che questa qui sono riuscita a catturarla col nostro mix. E qua siamo sui 12-13, eh? Eh sì. La sento. Bella sta carpa, ragazzi, molto bella. Allora, ragazzi, finisce qua la sessione di due giorni all'Angler Park. E io e Christian ci teniamo a ringraziare Luca e Michele per la loro disponibilità e appunto per questa bella collaborazione che è venuta fuori. Speriamo che il video sia stato di vostro gradimento. Noi abbiamo imparato tanto sicuramente, siamo veramente felici di aver fatto questa sessione, o no Cri? Sì, è stata molto istruttiva, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto due giorni di pesca assieme. Per noi è stato un piacere, spero lo sia stato anche per loro. Assolutamente sì. Quindi ragazzi, dall'Angler Park, Team Climax,
Michele Sozzi e Luca Carraro, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video con queste quattro carpe. Signori, ragazzi, da Crimax Car Fishing, Sozzi e Carraro è tutto, al prossimo video. Ciao! Ciao. Ciao.